Andiamo avanti con Radio Radio by Night Roma e adesso abbiamo l'intenzione, come facciamo spesso qui su Radio Radio, di farvi venire l'acquolina in bocca. Andiamo a conoscere un'attività in campo di ristorazione che si trova a Cinecittà. Stiamo parlando del ristorante Rigatoni e abbiamo con noi il titolare Vicky Dabush. Buonasera. Buonasera a tutti. Ho detto bene, Dabush, no? Esatto. È esatto. Una parola sola, non Dabush, se no sembra il vecchio presidente degli Stati Uniti d'America, Dabush. Vicky, allora, questo ristorante Rigatoni dà un titolo molto esplicativo. Come nasce? Innanzitutto tu sei il titolare, ma hai io, un socio. Sì, io e mio fratello. Ok, quindi lo gestiamo ormai dal 2010, abbiamo cominciato questa nuova attività. Diciamo che noi veniamo da tutto un altro mondo perché avevamo un negozio di abbigliamento. Ah, quindi proprio. Proprio un'altra cosa. Però abbiamo sempre, almeno io poi in particolare ho avuto sempre la passione per la cucina, si vede. E perché? Perché agisci, perché mangi, ma dai, cioè di peggio, insomma, dai, non esageriamo. E quindi mi piace mangiare, mi piace soprattutto anche il buon cibo, il buon anche cibo. A me, anche a me. E immagino che a te piacciono i rigatoni, tra, esatto, tra le varie, diciamo, tipologie di pasta. È sicuramente la mia pasta preferita. Ah, davvero? Sì, assolutamente. E allora, rigatoni, chiaramente troveremo dei piatti a base di rigatoni, non possono mancare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo piatti della tradizione romana, quindi senza andare a inventarsi nulla. Però in ogni piatto, diciamo, ecco, noi facciamo la carbonara col tartufo nero. Buono. La matriciana invece con la salsa classica, con il pomodoro fresco. Quindi fatta col pomodoretto, un po' più leggera della carbonara, certo, certo, classica. Comunque c'è un pizzico di rivisitazione. Esatto. Esempio, anche il nostro piatto bello e buono è il tonnarello cacio e pepe fiori di zucca. Che è la morte sua, perché il, sì, tonnarello col cacio e pepe è proprio il cacio con i maccheroni, si, esatto, dice, è proprio un abbinamento fantastico. Il fiore di zucca, tra l'altro, in questo periodo adattissimo. Esatto. Allora, rigatoni. Oh, poi ovviamente c'è tutta la parte per quanto riguarda gli amanti del steakhouse, della carne. Esatto. Che c'è un'ampia scelta. Lì pure devo dire che abbiamo tantissimi tagli di carne importanti, come la danese, la chianina. Abbiamo delle belle bisteccone, a chi piace la carne, il filetto che è meraviglioso, cioè abbiamo un filetto danese che si chiama, è una palletta di burro quando lo portiamo, veramente si taglia, non c'è bisogno del coltello, con la forchetta. Esatto. Beh, sì, sì, quello perché la carne è di qualità, assolutamente, no, altrimenti sì, non potrebbe succedere quello che hai detto. D'altronde noi ci troviamo in una zona dove non è che la gente ci casca dentro, quindi noi lavoriamo con la clientela. Noi, ecco, ieri sera, ringraziando Dio, il locale era tutto pieno, parlavo con un ragazzo e mi chiedeva, ma è strano stasera, dico, tutto pieno di lunedì, di martedì. Sì. Ma gli ho detto, guarda, quelli che vedi qua seduti, l'80-90% delle persone che sono sedute qua sono nostri clienti. Ah, quindi che ritornano, sì, ciclicamente. Tutti, quindi quella è la garanzia più grande che uno, certo, vuole. Certo, perché voi vi trovate a Cinecittà, sì, ma a via Publio Valerio 17. Esatto. Quindi ovviamente bisogna lavorare proprio sulla qualità. La qualità è nel cibo. Oh, io per quanto riguarda, ci eravamo fermati alle carni, ricorderei anche per gli amanti magari della cucina americana gli hamburger. Gli hamburger, esatto, gli hamburger, noi abbiamo gli hamburger gourmet perché sono tutti di carne pregiata, quindi parliamo di hamburger di chianina da 300 grammi con tutti i condimenti particolari, ogni hamburger ha il suo condimento diverso, la chianina viene fuori con la crema radicchio, la salsa di formaggio e quant'altro, poi la fassona piemontese ha i suoi condimenti, l'angus americano altrettanto. Abbiamo il tacchino per accontentare anche le femmine. Esatto, le signore. Le signore, le signore, perché ci tiene alla linea. Ecco, esatto. Ecco, benissimo, cioè veramente avete sentito una vasta scelta. Poi per chi è amante della carne, come lo sono io, insomma, mi ha fatto venire voglia di quel filetto. Maledizione, Vicky. Vieni a trovarmi. Assolutamente, ecco, per venire, oltre a recarmi ovviamente a Cinecittà, quindi veramente anche vicino a casa mia, tra l'altro, a via Publio Valerio 17, abbiamo tutta una serie di riferimenti, potete andare su Facebook Ristorante Rigatoni, potete andare ovviamente sul sito www.ristoranterigatoni.it, la cosa migliore è ovviamente andare a provare, andare ad assaggiare. E a questo punto, la location, che cosa troviamo? Quanti posti sono disponibili? E ovviamente immagino nel weekend sarebbe meglio, consigliabile prenotare, visto quello che ci hai detto prima di martedì sera pieno. Assolutamente sì, ringraziamo Dio, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questa posizione, adesso
penso che un po' ce la meritiamo dopo tanta fatica. Adesso sono, finalmente sono un centinaio di posti, mi hai detto, no? Sono 120 posti. Ok. Però ecco, nel fine settimana è sempre pieno, quindi comunque è sempre meglio prenotare, perché poi la cosa che dispiace di più è mandare via un cliente. Eh certo. Senti, ma se io avessi voglia di pizza? Noi facciamo la pinza romana. E questo è forse uno dei nostri cavalli di battaglia più importanti. La pinza romana, come tanti conosceranno, è il discorso dell'impasto diverso, fatto di riso, soia, frumento, lunghissima lievitazione. La cosa che non sanno tutti è che non è uguale dappertutto, questo è da sottolineare, perché la pinza romana è come la pizza non è uguale dappertutto, no, certo, cioè, certo. Ognuno comunque ci deve mettere del suo, dai prodotti che ci metti sopra, certo, dalle lievitazioni che gli fai raggiungere, dal tipo di forno, noi abbiamo un forno a legna. E quindi io credo che noi riusciamo ad ottenere il massimo, non per vanto, però chi ha assaggiato la nostra pizza è sempre tornato, sempre. È giustissimo anche vantarsi di qualcosa nella quale ci si mette impegno, città, e passione, bravo. Quindi perché no? Tutto questo è il ristorante Rigatoni. Tra l'altro, insomma, Vicky, tu hai detto dal 2010, ormai sono 7 anni, un'esperienza importante. Prima lavoravamo in un altro campo dell'abbigliamento, se non ricordo male. Esatto. Però sempre al contatto con, con le persone, con esatto, insomma, con gli ospiti e con i clienti. Allora, abbiamo dato tutti i riferimenti, giorni e orari, importante. Assolutamente sì. I giorni è facilissimo, perché noi siamo aperti sempre, tutti i giorni. Tutti allora, i giorni. Non potete proprio sbagliare. Non pranzo potete proprio e sbagliare. Cena. E allora, nella pranzo vostra tutti i giorni. Rubrica social, come dico io, tra i contatti di Facebook o di Instagram, mettete un bel like sul ristorante Rigatoni, in modo tale che se abitate nella zona tuscolana, da quelle parti, ma anche Roma Sud, Frascati, Castelli Romani, insomma, non sarà difficile andare a trovare Vicky ed il suo staff. Se invece magari vi trovate in quella zona, ecco, dove andiamo a mangiare stasera? Via Publio Valerio 17, Cinecittà, naturalmente al ristorante Rigatoni. Noi salutiamo Vicky da Bush, grazie Vicky. Grazie a voi. Salutiamo di tutto il tuo staff, ovviamente. Grazie, un saluto a tutti quanti e soprattutto al mio staff, che è quello che ci dà maggiori soddisfazioni.